il nostro pane quotidiano e la vita, perché i diritti dei lavoratori, delle donne, dei bambini, la Costituzione fosse progressivamente realizzata e attuata. Certo, era il concetto di democrazia progressiva di uno stalinista come Togliatti, ma per me non era Togliatti, per me era la mia idea dell'umanità e dei valori portanti della Costituzione. E proprio questi magistrati, tre di questi che mi stavano accanto e facevano politica in conflitto permanente, guardate bene, io ero l'ispirazione libertaria, socialista, che non aveva logiche di rapporti di potere con altro, se non con l'idea, la funzione e gli obiettivi di trasparenza dell'esercizio dell'attività giurisdizionale. Proprio questi qui mi stavano intorno. Ma che cosa stava succedendo? Bene, arrivai a registrare, feci le trascrizioni, feci i bogliacci, li portai per provocazione alla donna, che una volta ammetteva, una volta terrorizzata negava. Arrivò una mail di quasi conferma disperata, poi arrivò la straglio bruciata, al carper non avevo reagito per fortuna, perché poi dopo avrei scoperto quello che vi dirò. A quel punto dissi basta, vado fuori, denuncio, perché c'è qualcosa che non quadra in tutta questa vicenda. Pare che il giorno dopo stesso i miei due fratelli, quelli trattati, erano stati trattati per 9 sedute a mia insaputa, insieme al mio figlio di primo letto, il secondo figlio, anche quello invitato a essere trattato, si fossero presentati una sera che era andato a cena con un mio caro amico nella bigliettina, non una villa ricca, abitavamo al secondo piano in un salone, due stanze, ero singolo, ero separato e quindi debole, isolabile, si fossero presentati dicendo ai signori, due vecchietti molto carini e per bene, il primo piano sta sopra, sta male, è in preda a una follia gravissima, dobbiamo assolutamente intervenire, dobbiamo salvarlo. Io stavo a cena, allevo, con un amico mio, mangiavamo. Se ne andarono aspettandomi fino alle 10. Ancora ho l'eco della telefonata di una sorella che con voce falsa e melliflua, musicaleggiante, ahimè, ma dove sei? Non stai a casa? No, dico, guarda, io sto a cena con un amico mio, tornerò quando torno, come mai me lo chiedi? Ah, va bene. E lì finì. Il giorno dopo, ahimè, io ho una vita molto complicata, una ex moglie, la mia ex moglie, che mi odiava purtroppo, lei, io non odio nessuno, io sono fatto d'amore e di interesse, di vitalità e basta, mi convocò con tre telefonate che intendevano rassicurarsi della mia presenza a casa mia, perché il giorno prima due amici miei hanno detto guarda che si sente tutto, questa è una storia inquietante, ma perché volete stare a nascondere tutto quanto, che sta succedendo? No, confermiamo che. Io voglio vedere se gli si saranno aperti gli occhi. Accettai l'appuntamento a casa mia, arrivai alle 18, alle 18:20 suonarono la porta e mi trovai di fronte, così come sono, lucido e sereno così come sono, un po' più magro, un po' meglio atleticamente perché quest'anno sono ingrassato di qualche chilo, abbronzato più o meno così, anche se era solamente giugno, mi trovai di fronte a una psichiatra mai vista, a un medico mai visto, a tre infermieri giganti mai visti, uno gigante, gli altri due quasi normali, a due vigili urbani pallidi, vigili volto e impauriti da quello che stava succedendo, e mi si disse che dovevo essere trasportato di corsa in ospedale. Questa esperienza, in 30 secondi mi illustrai tutti i concetti sul TSO e ho spiegato pubblicamente anche che un TSO richiede 10 requisiti formali e sostanziali, ve la racconto solo per farvi capire dove può arrivare il potere occulto e per poi dirvi che non è un fatto isolato. Bene, perché si potesse fare quello che si chiama un TSO, cioè un intervento ospedaliero urgente nei confronti di una persona in stato di alterazione mentale, occorrono
una diagnosi a monte, un rapporto con psichiatri e psicologi che testimonia questa diagnosi, una patologia in atto visibilmente grave tale da legare pericolo per sé o per gli altri, una impossibilità di intervenire sul luogo, una diagnosi scritta, una cura necessaria da fare, e questi sono i requisiti sostanziali. Poi ci stanno quelli formali, occorre che sia stata una diagnosi, una certificazione, una proposta, e solo quella, solo un abbozzo di proposta c'era in questo caso qui, occorre che questa proposta sia stata vagliata, sia stata approvata, sia stata, come dire, convertita, sussunta e fatta propria in un'ordinanza del sindaco, e poi occorre che un giudice laterale la convalidi. E badate bene, la nostra legge sui DSM è un po' debole, l'hanno fatta apposta così, perché basta un certificato medico di un medico qualunque, anche generico, perché parte questo meccanismo. Ebbene, in quel caso mio non c'era niente, c'era solo una psichiatra che si sedette a un tavolo e mi disse: guardi dottoressa, sono perfettamente compos mei, ho solo denunciato ieri ai carabinieri l'incendio di una sdraio, il fatto che mi avessero lasciato un sigaro davanti alla porta, e quel sigaro l'ho visto in bocca a chi voi potete immaginare, e stavo recandomi semplicemente a Perugia per denunciare questi fatti e tutto quello che era stato messo a Roma. Bene, fu tradotto violentemente, o meglio pacificamente, perché non sono mai ribellato fisicamente, a un ospedale. Nel mentre andavo, uno degli infermieri che all'inizio mi controllava come se fosse un pazzo folle mi venne vicino e mi disse: dottore, non ho mai vista una cosa così. I vigili urbani mantenevano il viso grigio, testimoni increduli e impauriti di quello che accadeva. Arrivato all'ospedale, ebbi davanti la schiera il mio fratello, mia sorella, dell'ex moglie che mi odiava e del mio figlio di primo letto, uno sguardo malevolo e una risata maligna che non vi descrivo. Intervennero una compagna con cui ormai stavo, perché l'altra l'avevo assistita di nascosto, mi avevo portato le cose, poi uscirà l'analisi di tutto quello che vi dico, con tutti i documenti, i dati, tutti i fatti, e mi ricoverarono. Sulla base di cosa? Di un pezzo di carta scritto al volo nell'istante in cui subivo un sequestro di persona illegittimo, perché nulla era stato rispettato di questa procedura, con un'ipotesi talmente tanto allucinante da essere patentemente impossibile e non corrispondente alla realtà. Bene, i primi 3 giorni andavo a spasso vestito in cravatta e giacca e parlavo con amici per venire a trovare, a cui dicevo: non vi so di che è successo, non riesco a capire che cosa hanno fatto, ma perché ero un povero ignorante, non conoscevo che cos'era la massoneria, non conoscevo che cos'erano le tecniche e le piste massoniche, ma non conoscevo quelle cose più importanti che poi addirittura ho avuto confermate oltre che provate. È andata male, nel senso che piombò un altro psichiatra, un finto luminare, un deviato corrotto, il quale, dopo un mio racconto fatto di documenti, dati, ascolto di me, conferme di amici, così descrisse una mezz'oretta di confronto simile a quella che adesso sto facendo con voi con la stessa calma e lucidità. Pensiero sconnesso, assenza di coerenza logica, vuoti concettuali, pesare delirante, concetti inafferrabili. Cioè, aveva elencato le 10-12 etichette che corrispondono a 2-3-4 tipi di patologie mentali, a seconda dell'uso: psicosi, psicosi acuta, delirio, delirio schizoide. A Paolo Ferraro, che dall'età di 15 anni parlava davanti a 1000 persone, che ha fatto sindacato e politica e poi ha fatto magistrato, e quando parlava davanti a un'assemblea di magistrati era Paolo Ferrari,
Poi si è tirato un po' indietro perché l'odore di gas era troppo forte. Questo non l'ho fatto. La medicina che io ho dovuto sussumere, perché è violentemente imposta, si chiama in un modo particolare, non mi importa l'aspetto scientifico, ma è una medicina che allenta i processi mentali, allenta le caratteristiche biologiche del soggetto, depotenzia le connessioni tra le sinapsi, cioè interfiere sul funzionamento intellettuale. E la medicina non lo sa se tu sei sano o sei malato, fa la stessa cosa con tutti. Io ero un osso duro, ho resistito anche alla medicina e ho subito 4 mesi di agghiacciante ricatto e minaccia, appuntandomi tutto quello che succedeva. La sera ho pianto, io mi vanto di piangere perché sono un essere umano fatto di cuore, sentimento e intelletto, e mi sono abbassato come insegnava la mafia, fatti il gioco, e ho aspettato. Non potevo capire. Ecco, io avevo toccato un gruppo di zozzoni malati che si organizzavano in forma di setta. Il 13 dicembre del 2008, avendo ricevuto un messaggio prima, stai tranquillo, sono al sicuro della donna, e poi il messaggio, io data da tutto, disperata, terrorizzata, smarrita, spaurita, ci vediamo lunedì Y particolare con le braccia alzate, ero andato lì, l'avevo visti uscire. Il 5 dicembre 2008 avevo ricevuto una telefonata dalla donna, la setta non mi ha mai fatto del male. Esistono prove registrate anche di telefonate, audio e tutto il resto, ne parleremo nelle sedi storico-politiche più opportune ancora. Sapevo che era una setta, esoterica, satanica, di tipo militare, quello che facevano, chi erano, gli ufficiali che vi partecipavano. E tutto questo succedeva solo per questo. Ma com'era possibile? Ma chi è che poteva pensare a una cosa, organizzare una cosa del genere? E poi piano piano, zitto zitto, ho subito anche un procedimento di dispensa dal servizio perché tentavano di buttarmi fuori dall'ordine dei magistrati. Non ci sono riuscito a suo tempo, c'erano un paio di problemi, un CSM che mi conosceva personalmente quasi tutto e pareri troppo perfetti, e poi un Paolo Ferraro che, tolti i 10 giorni, 15 giorni del sequestro di persona denunciato, tornato in ufficio, nonostante quello che gli davano, lavorava come prima, cioè i suoi livelli, che scusate se lo sottolineo, sono livelli diversi dalla maggioranza dei magistrati. Quindi non avevano appigli, eppure hanno tentato e non ci sono riusciti. Ho patito questo procedimento. Questo procedimento si è allenato su verità formali. Siccome che è stato ricoverato e allora sta male, quelle cose che dicevano non hanno né in cielo né in terra capo, allora bisogna buttarlo fuori dalla magistratura. Peccato che nell'archiviazione della denuncia originaria, sul suggerimento e analisi di un paio di ufficiali di polizia giudiziaria dell'arma dei carabinieri, che io stimo perché ho lavorato 30 anni con i carabinieri, ma stimo nella parte pulita, democratica, fedele alla Costituzione e seria professionalmente, che è grande, abbiano scritto, si sente solo una donna intenta a lavori casalinghi. E questo risulti alla storia consegnato con quel provvedimento. E poi le audio, le testimonianze, le telefonate, le sms, il racconto mio che solo su quello che avevo acquisito come dati di conoscenza era ore e ore, non c'era. L'indagine non era stata fatta. Ebbene, uscito fuori anche dalla dispensa, siamo ormai al giugno del, siamo passati dal sequestro di persona del maggio 2009 a un luglio 2010, dove si chiude con nulla di fatto il tentativo di buttarmi fuori dalla magistratura, non gliela facevano,
Paolo Ferraro, che c'ha molti doti e difetti, tra cui la perseveranza e il coraggio, dote o difetto che sia, è ripartito. E allora ho capito. La massoneria non era più una parola vuota. Erano dei magistrati che usavano tecniche di accerchiare e ridurre al silenzio. Erano degli psichiatri deviati in rapporto tra loro. Era una manovra che è stata ordita e organizzata tecnicamente. E badate bene che il trucco che utilizzano questi potenti per distruggerti la vita e che io ho rotto frontalmente con un coraggio che mi vanto di indicarvi è quello di mettervi in quello che si chiama il cul-de-sac. Se contro di te fanno un complotto e se le patologie psicotiche consistano nel vedere i complotti, come ti appiccicano l'etichetta, tu non sai più che cacchio fare, no? C'è l'etichetta, o tentano di appiccicarla, tu tenti di dimostrarla che non è vera, per dimostrare che non è vera devi dimostrare il complotto, se dimostri il complotto mi fermi l'etichetta. E io me ne sono fottuto, mi sono organizzato, ho lentamente cominciato a muovere avvocati e ho fatto un gioco che voi non immaginate facile. Io lo chiamerei il gioco da Napoleone. Chi conosce un po' di strategia militare sa che a volte usare le armate nemiche, farle spostare a seconda dei tuoi movimenti, è importante. Mi sono andato a scegliere un avvocato che era un pezzo antico di questa armata nemica, ma di cui sapevo la deontologia un po' seria sul piano professionale e l'essere anche fuoriuscito a suo tempo. Mi sono andato a scegliere uno psichiatra di cui avevo molte chiacchiere e conferme autorevoli circa l'appartenenza a quell'altro mondo, e poi mi sono scelto anche un percorso diretto. Sono partito dall'ospedale, perché l'ospedale mi ha costretto ad andare lì a farmi controllare. C'è Paolo Ferraro che una volta a settimana andava da una psichiatra che io chiamavo affettuosamente la psichiatra teutonica, e poi vi spiegherò che addirittura avevo intuito chi erano questi, e subiva in silenzio, quando cominciò però a un certo punto a fare la risposta, a muoversi, a attaccare, le reazioni apparvero subito, a no, perché queste cose indicano lei allora è tornata a quella patologia, va bene, andiamo avanti, a ricominciarono ad arrivare gli avvocati, e disse, guarda, scusi, se la patologia è che si sentono queste cose, che ci sta attività pedofile, che ci stanno voci di quel tipo, mi dispiace, ce l'ho pure io, perché se sente abbastanza bisogna fare un po' di attenzione, qualche volta bisogna usare le cuffie particolari, lei le usate, ma questo si sente, questo dice il dottor Ferraro, dove sta? E scusate se mi lascio andare un po' emotivamente, brutti gli occhi, questo lo dico adesso, la patologia ce l'ho anch'io, e no, perché non è quello che dice, ma come lo si dice, e soprattutto la psichiatria ha un ruolo di controllo formale, di vaglio formale. Va bene, vaglio formale. E in cosa consiste il vaglio formale? Il primario, che non faceva parte del gruppo fondamentale degli psichiatri violenti, era un gruppo parallelo, cominciò a cedersi, effettivamente il TSO non si poteva fare, non c'era nulla. Rexius, sequestro di persone. E sì, beh, certo, le cose che dice, ma ha visto queste trascrizioni, avvocato, questa è la prova. Dice, come il controllo formale, e poi tiri fuori le trascrizioni che peraltro ha fatto il perito e le usi contro me. E l'avvocato non disse nulla, lo guardò ridendo. E guardate bene, è un avvocato di destra, di una destra strana, un po' vicina storicamente. Il padre era stato un cassone della Ridur. Io me l'ho scelto apposta. E guardate bene che per come me scegliersi un avvocato di questo tipo è una scelta pesante, ma era, faceva parte della strategia. E di fronte a queste obiezioni, sto primario, cui qualunque cosa diceva che io ribattevo serenamente, logicamente cominciò a abbassare le penne, cominciò a impaurirsi, nel frattempo facevo campagna stampa nel mio ufficio, informavo i colleghi, provocavo alcuni aggiunti di cui non mi fidavo e qualche aggiunto di cui mi fidavo, lavoravo sulla mia famiglia, o meglio mio padre, per capire come si erano mossi, e cominciarono pressioni, minacce, telefonate a mia moglie,
militaroni giganteschi mandati alle 9 di mattina a casa mia dai miei genitori a suonare. Poi saranno diventati messaggi nazisti e scritte folcloristiche dell'abitazione, nel palazzo dove abitavo, perché il fratello mi appoggiava a casa della mia compagna, più minacce, più altre telefonate, più telefonate del tipo: è tornato a casa il signor Adinolfi? Voi dovete sapere che Paolo Adinolfi è un magistrato fatto sparire dal panorama degli esistenti, uscendo una mattina di casa, solo perché aveva toccato il mondo corrotto del Tribunale Fallimentare di Roma, che è il cuore del controllo dell'economia, come potete intuire, e le connessioni tra il Tribunale Fallimentare e un pezzo della Procura che si occupa di reati fallimentari. Aveva accennato a questa cosa ed era sparito. In queste telefonate c'è una cinquantina. La tecnica che ho usato però è stata quella: non denuncio io, lascio che le persone che mi sono vicine, quelle che subiscono, verificano queste cose, denuncino per conto mio. Così non è lo psicologo che parla, sono i fatti che parlano e le persone che denunciano. E questo lungo percorso, questa lunga marcia, è stato costellato di fax e di minaccia, di una gravità inaudita, fatta da un avvocato, anche quello ce l'abbiamo bello definito, e quindi anche uno step familiare, in cui ero pericoloso per me e per gli altri. Ero portatore di danni gravi e la famiglia, o meglio, quella parte della famiglia, o meglio, virgolette, alcuni parenti, si facevano carico di invocare il mio immediato ricovero con una lettera il cui testo sintattico della analisi è sostanzialmente inequivoco: violenta, scritta da un magistrato, da un intellettuale giurista, non solo, comunque, una lettera umile di poveri parenti che cercavano di aiutare il fratello malato. Ve ne racconterei ancora 500, ma vi ho dato un percorso e ve l'ho dato sul piano umano, non perché mi sto lamentando di quello che mi è successo, ma perché adesso sapete, tramite questo percorso, che quando sono arrivato di nascosto, senza dirlo manche ai miei avvocati, che nel frattempo erano talmente tanto pressati da essere spariti psicologicamente, e tutto quello che avevano scritto, in parte, immaginate che l'abbia scritto quello che hanno scritto loro, no? Lo psicotico. Questi avvocati, non dissi nulla e depositai un grosso memoriale, una denuncia, un memoriale che ricostruiva tutto, rimettendo l'accento sulla storia a monte, sui personaggi. Ormai c'erano i nomi e cognomi dei magistrati, come se erano mossi, perché dal secondo giorno mi avevano fatto un cerchio intorno, perché si era un cerchio tra questi e alcuni soggetti scelti, perché lo psichiatra era intervenuto, perché ero stato avvisato più volte, perché a marzo del 2009, davanti a una porta di ascensore, accanto a una porta chiusa, non della stanza di un collega, ma della moglie di un collega, avevo sentito questo ordinare il TSO, e cioè dire ad alta voce: il TSO va fatto subito, prima di subito, o lo fate noi o interveniamo noi. Ma chi era questo? E poi di che parlavo? Quando lo sentì nel marzo 2009, dissi: ma tu guarda che strano ragionamento violento, metagiuridico, chissà chi deve essere sto folle di cui parla. Cioè, tanto era la mia inconsapevolezza di quello che poteva accadere, che sentì la voce di questo mio rivale, ma comune, amico magistrato, nel senso più generale della parola, ma rivale storico, non era attribuibile a me. Ebbene, vi sono mille altri passaggi, ma siamo arrivati al nocciolo. Un magistrato di particolare qualità denuncia una setta massonica militare fatta da chi voi potete sapere e capire anche con nomi che poi usciranno, nel marzo, a distanza di 4 giorni, esce il cadavere depezzato della donna privata degli organi e delle gambe, poggiato sull'ardiatina a 700 metri dalla Cecchignola e a 200 metri da una stanza del Divino Amore, il cui racconto, del cui utilizzo mi era stato fatto, di uno dei 500 indizi zero, io diamo zero ironicamente. Poi cadrà da un quarto
Milano, se non erro, della donna con quella bambina. Poi a Milano, vicino a Lodi, mi troveranno un altro di cadavere di uomo giovane, tagliato con gli stessi strumenti, nello stesso modo, ma anche le mani, perché evidentemente le impronte digitali non dovevano uscire. Poi la donna della storia si apposterà una volta, io un testimone vedrò quello che fa, appostata, perché in una delle personaggi ascisse era una sorta di piccola combattente eroina militante, negli audio durante le attività orgiastiche qualcuno la chiama Pol Pot. Voi sapete che significa Pol Pot, no? E adesso, e scusate se vado avanti e indietro in modo suggestivo, vi dirò, sapete che facevano per diletto questi militari e queste donne di questo gruppo, oltre che le donne che ci ruolo, la donna, perché c'era una che c'era, lei era molto bella, la sacerdotessa in vari impegni, e vari viaggi a Napoli, a Capua nel 2006 raccontati, qualcosa a Genova, un viaggio a Milano, ricordate queste cose? Bene, che cosa facevano? Diffondevano un quindicinale a Laurentino e facevano anche missioni in Umbria per fare questa militanza. E questo quindicinale era il quindicinale di lotta comunista. L'hanno visto, l'hanno guardato. Ideologia? L'esercito del popolo che libera. Diffusione? I quartieri proletari e sottoproletari. C'era tutto. Come c'era i rapporti vecchi con un agente dei servizi nominato da parte della donna, come c'era la realtà che a Cecchignola ci sta un sasso, un filo d'erba, un uomo e un agente dei servizi, questo lo sanno anche le pietre, oltre che voi tutti. E allora il magistrato, per fare una cosa del genere, gli accadeva questo, gli accadeva questa trappola, gli accadevano queste elezioni violente, gli accadevano le pressioni, le minacce di morte, gli inviti a stare in silenzio, gli inviti di colleghi a non t'azzardare a parlare di questa storia. E guarda caso, c'era questa simbologia strana, questo gruppo lotta comunista, è un colore di apparato di questi magistrati. Che significava tutto questo? Che le categorie che io da tempo stavo abbandonando, che parlano di sinistra, destra, magistratura, poteri, realtà, erano un po' inadeguate, e noi ci siamo adeguati, abbiamo adempiuto al nostro ruolo di intellettuali, ho fatto tanta politica, ho coltivato storia, ho fatto altre cose, ho adempiuto al mio ruolo di individuo, cittadino, politico, intellettuale e anche magistrato, e uscendo da questa coltre, qualificando i rapporti, anche lo psichiatra che mi ero scelto è corrodato. Voi non potete ancora sapere il nome e cognome di questo illustre psichiatra e criminologo che ha ammesso di aver fatto la scelta occulta alla fine degli anni 70. Ma potete sapere, anche se vi sembrerà suggestivo, che uno dei suoi incarichi presso l'unico ospedale finanziato dai cavalieri dell'Ordine di Malta a Roma era per l'appunto effetto delle sostanze stupefacenti, meccanismi sulla psiche e controllo del soggetto che li subisce. Bene, questo psichiatra raccontò, e il racconto fu chiaro davanti a testimoni. Una società romana ipotizzata come percorso dei centurioni, la forma sostitutiva della religione utilizzata come controllo, le sacerdotesse, il sesso come strumento di governo, dominio, soggezione, asservimento e ricatto ed egemonia. L'avevano pensata bella, ma possibile che erano stati così progettuali, così illuminati? Ma possibile che all'improvviso compariva la spiegazione perché le sette sataniche rote erano diventate l'ira di Dio? E tutti lo denunciavano così chiaro. No, qualcosa doveva poter non quadrare. E insomma, io prendendo questa strada, ricostruendo chi erano i magistrati, uno nipote dell'uomo più potente e ricco della Napoli, e nipote prima di me, magistrato, arrivai fino a uno psicologo per bene,
che parlando con una mia amica, no, ma Paolo sta male, che Dio, ma io ho parlato con un magistrato che mi ha detto che quello che dice sono cose assurde, tutto sta assurdo. A distanza di 3 mesi, scatenatasi l'ira di Dio, che io ho scatenato rischiando come sto rischiando sul piano professionale, intellettuale, umano, apertosi uno scontro anche interno a quel mondo non visibile, tra cosiddetti bianchi e neri, adesso vi sto raccontando i particolari, ma di tutto, mail che arrivano dall'America di imprenditori fuggiti di fronte al progetto massonico nero perché perseguitati da Prodi e D'Alema. Io ho scritto io, ha scritto Albert Zanna, scrivendo negli Stati Uniti, e così via, diventando il punto di riferimento di informazioni non astratte, non culturali, non deduttive, ma concrete, probabili, suscettibili di prova di metodo logico-scientifico, e torneremo su questo dopo. Sapevo che c'era un organigramma occulto, era trasversale, ad essa appartenevano magistrati, avvocati, gli psichiatri arruolati con un ruolo specifico, affidato. Da sempre i psichiatri hanno avuto una vicinanza col potere, no? Lo sapete in Russia che cosa hanno fatto degli intellettuali, lo sapete in America che cosa è successo, ma qui addirittura era un progetto. Era un progetto scientifico, era un progetto politico. Bene, questo psicologo non si è limitato a dire sì, è vero, è tutto quello che dici. Ha detto anche una cosa, scusate se lo dico, pare che gli illuminati pensano che mi ha illuminato loro e sarebbero decisi su come farmi fuori, ma scherzosamente sul peccato di farmi fuori, perché sono un po' come i nazisti che salvavano i pianisti ebrei. Ovviamente la mia è una battuta provocatoria, ma questo psicologo ha parlato anche di date, di tempi, di colpe striscianti, di controllo progressivo della stampa, di riduzione delle libertà sotto la forma dell'affermazione delle libertà. E allora, magicamente, lo scontro frontale fra un governo di destra che poi in realtà è capeggiato da uno che ha svuotato un po' la cultura, ha fatto i video, i giornali, che disinformavano, ha creato una sottocultura in qualche parte e così via, e i buoni, i puri che volevano la società, volevano la Costituzione, era diventato l'opposto da sé, e cioè un cambio di guardia, e il peggiore apparente era meglio dei migliori apparenti. Voi capite che tutto questo o è una patologia psichica grave o è aver capito come funziona veramente nella storia per la prima volta. E che la loro disgrazia è stata quella di cogliere un cincinnato un po' troppo intelligente, ho messo un certificato, uno dei tanti che dicono quello che sono esattamente sulla rete, e che parla di un consiglio intellettivo un po' particolare. Loro hanno toccato, purtroppo, sono venuti a sfrugliare un cincinnato non messo, questo è vero. C'è scritto anche questo, c'è una relazione di 15 pagine che parla di Vissone. Hanno sbagliato perché io oggi porterò questa realtà, tutte le realtà di chi ha coraggio, intelligenza e rigore, a saltare in avanti, a superare i limiti della testimonianza mera intellettuale, a distruggere questo termine volgarissimo, complottismo con cui hanno etichettato chi cerca di capire come stanno le cose, e sarò implacabile insieme a voi.